Cercavamo gente disabili perché potessero fare sport, no? E c'era la prima festa della birra, sapevamo che c'era una valanga di gente, ho detto, oh, mettiamoci lì e vediamo se troviamo qualche sciancato che arriva. Vabbè, se spunta lui è un altro, un suo amico. Lui è ancora qua. Che cazzo mira? Mentalmente o normalmente credo che uno abbia un po' di pregiudizio, abbia un po' paura di uno in carrozzina o uno con la protesi. Non devono essere 6 litri di vino o 10 birre, perché comunque siete atleti, siete una nazionale, c'è sempre qualcheduno che vi guarda, che sia un boccia, che sia un adulto, che sia qualcheduno, vi guardano, siete atleti. Sono 15 minuti, ragazzi, solo 15 minuti. Dopo per me puoi fare quel cazzo che te vuoi, andare alla televisione tutto il giorno. Per noi è una cosa importante, ci vuole concentrazione. Invece uno gli tagliano la gamba, deve mettere una protesi come quella lì. E perché uno le taglia la gamba? Ma perché può succedere che ne so, fa un incidente. Perché io ho la schiena rotta e allora c'è bisogno della carrozzina. Ma non sei guarito? No, non sono guarito io ormai, perché quando uno si rompe la schiena non guarisce più, hai capito? Quindi non muove più le gambe, allora c'è bisogno della carrozzina, sta seduto e si muove con le mani. E non puoi neanche più mangiare. Beh, mangiare la... Ma c'è capito, ma... Thank you.